Oggi siamo al Passo del Tonale con Mercedes. Siamo qui per un'experience molto speciale che stasera ci proietterà in una dimensione completamente nuova e in più siamo qui per scoprire uno dei nuovi prodotti di Mercedes. Quindi andiamo, adesso prendiamo la cabinovia, saliamo e scopriamo che cosa ci riserva il pomeriggio. Sono all'interno di EQC, che è il SUV di Mercedes 100% elettrico. Fa parte della linea EQ, che è una linea che ha un'attenzione particolare alla sostenibilità. Quest'auto 100% elettrica, super silenziosa, e vi posso assicurare che quando viaggi, soprattutto quando ti trovi in un contesto naturale, il fatto di avere una vettura silenziosa è un plus che aiuta molto molto di più l'esperienza di viaggio. Siamo arrivati in cima, questo si chiama il Passo del Paradiso e mi stavano raccontando che la parte superiore del ghiacciaio viene impacchettata. Cosa significa? Praticamente da maggio fino a ottobre cuciono a mano dei teli che vanno a preservare la sommità del ghiacciaio, e questo viene fatto, lo fanno da 10 anni a questa parte, e viene fatto proprio per preservare l'ambiente naturale di questo posto incredibile. Andiamo a scoprire location per stasera e anteprima. Siamo all'interno dell'EQ Ice Dome, che è la location molto speciale che ospiterà la performance di questa sera. Non vi dico ancora niente, vi lascio a sorpresa. Abbiamo appena parlato con l'artista che ha realizzato tutto questo, che pensate viene dal New Mexico, ed è incredibile pensare che gli strumenti che verranno suonati sono stati realizzati in ghiaccio. Compattiamo la neve, sì. Cioè la mettiamo tutta a livello di questa prima cupola, fa le altre due cupole, due sì. O tre. E dopodiché i ragazzi sgonfiano le cupole e iniziano a scavare le gradinate per trovare la prima cupola sotto. Noi facciamo i disegni, però fino all'ultimo non sappiamo come arriverà. C'è stato, l'anno scorso abbiamo sbagliato a fare 2 o 3 gradini, per cui i ragazzi... Questo non lo diciamo, non sbagliano mai. No, tutto con le canne dell'acqua righiacciato. Sì. E dopodiché iniziano a fare, che ne so, gli intagli per i basamenti. Quella è la cosa che mi affascina di più, proprio l'intaglio, la parte sculturale. Dice, la cosa bella e difficilissima del ghiaccio è che se si spacca si recupera abbastanza facilmente. Se sono questi pezzi, ad esempio adesso lui gli ha messo l'acqua, certo. Aspetta che ghiacci. E poi li rimette per il prossimo concerto. Sì, sì, sì. Ci sono invece degli strumenti come può essere il violino, che ha uno spessore di 3 mm sulla cassa armonica, che quando si spacca è andato. Grazie. Adesso non voglio mettervi troppa responsabilità addosso, ma sappiate che ogni volta che respirate si scioglie un pezzo di questa cosa. Adesso il modo migliore per assistere a questo show, esattamente come si fa con gli altri show, però cercare di trattenere il fiato per 40 minuti, non tantissimo. Yesterday, all my trouble seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Quanti ricordi? Had to go, I don't know, she wouldn't say. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso qua. Battere le mani potete battere, non succede niente.
imagine, che in inglese vuol dire immagina. In realtà vuol dire anche immagine in inglese, imagine. Sì, perché questi inglesi hanno questo vizio, no, di usare una parola sola per dire tante cose, no? La canterò nella versione eseguita, portata al successo da Pupo. Imagine all the people living for today. Avete sciolto tutto. Imagine there's no country, but I'm not the only one. I hope someday you join us. Possiamo più andare avanti perché il vostro troppo entusiasmo rischia di far sciogliere. Nel blu dipinto nel dito duro, felice di stare qua giù. Bravi! Grazie a tutti! Certo, è stato fantastico, un'esperienza tra il magico e il surreale, e poi è incredibile pensare che stessero suonando degli strumenti fatti di ghiaccio. Ci hanno spiegato che vengono calibrati in modo particolare e costruiti in modo particolare, perché ovviamente essendo fatti di ghiaccio hanno delle vibrazioni diverse, e ovviamente con la presenza di Elio è stato tutto più divertente. Fantastico, veramente fantastico, bellissimo. Con Mercedes si è ormai concluso, abbiamo cenato, è stato un bellissimo momento conviviale, è stata una bellissima esperienza, ed esperienza credo sia il termine migliore per descrivere la scoperta di questa nuova auto, perché alla fine è bello vedere un prodotto contestualizzato nel suo territorio di appartenenza, il tutto con la magica cornice della musica di Elio, che è stata ovviamente la ciliegina sulla torta. Torniamo a casa con dei bellissimi ricordi.